Bentornati a una nuova puntata di Sette Calcio Mercato qui dal centro commerciale Gherlinda dell'Era di Corciano. Sigla! Amici sportivi e calciofili, bentrovati da parte di Stefano Bagliani e da parte di Sette Calcio, il portale che racconta da ormai 14 anni le gesta dei campionati dilettanti e anche giovanili dell'Umbria. Questa è la quinta puntata di Sette Calcio Mercato, un programma in 10 puntate, una volta a settimana, che si occupa appunto, come dice il titolo, di calcio mercato, ma affronta anche temi di vario tipo, sempre comunque riferiti al calcio dilettantistico. Ogni giovedì ne parliamo con tre ospiti che vengono a trovarci, che anche oggi è accaduto ciò, e adesso andiamo a presentarli. Alla mia estrema sinistra, Davide Ricci, nuovo direttore sportivo del Bastia. Buonasera, buonasera. Ciao Davide, ben trovato. Al centro troviamo Luciano Moscatello, direttore sportivo della Pievese. Buonasera, grazie per l'invito. Finalmente Stefano, ce l'ho fatta a portarlo davanti a un microfono, e qui vicino a me Simone Angelini, direttore sportivo del Castiglione del Lago. Ciao Stefano, buonasera, ciao. Grazie dell'invito. Grazie a te. Tra l'altro, come ben ricorderai, questa trasmissione, la prima volta che la facemmo, era condotta da te. Mi sento a casa, per cui, infatti, sì. Allora, intanto io, anche l'altra settimana abbiamo cominciato un po' da questo argomento, il campionato di Serie D è finito. Il Trestina ieri purtroppo non ce l'ha fatta a vincere la finalissima playoff, ha perso 2-0 col Trastevere, però io credo che comunque un plauso alla squadra bianconera, alla società del presidente Bambini vada fatto, perché comunque si è reso protagonista di una stagione, non voglio dire irripetibile, ma comunque fantastica. Non so se Davide vuoi cominciare a dire qualcosa. No, assolutamente, i complimenti vanno fatti alla società, al mister, a tutta la squadra, per, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state per la pandemia, i continui rinvii, perché non scordiamoci, sono praticamente, la stagione è durata 11 mesi, quindi è stata lunghissima. Nonostante ciò, Trestina insomma, fa da tantissimi anni la Serie D, ma ha fatto una stagione che rimarrà nella storia. Gli vanno fatti complimenti a mister Bonura, che ha dimostrato veramente il suo valore e merita, secondo me, anche una categoria superiore. Adesso magari se la giocherà il prossimo anno a Gavorrano, glielo auguro, esatto, però gli auguro le migliori fortune, perché veramente sia come persona ma soprattutto anche come allenatore, secondo me farà molto molto bene, questo sono certo. Bene. Luciano, vuoi aggiungere qualcosa su... Sì, aggiungo che credo che la società Trestina vada presa come esempio, perché per noi umbri avere una società che programma e gestisce una società, un'attività come loro, siano da tenere, da portare assolutamente penso che sono tra i migliori tra virgolette, per il loro livello logicamente. Simone? Sì, sono d'accordo, Trestina rappresenta un'eccellenza non solo per i risultati sportivi conseguiti, perché poi quelli diventano una naturale conseguenza di quello che è anche l'ambiente proprio a Trestina. È una società che ha grande professionalità, ma riesce a corroborare questo aspetto anche creando un ambiente familiare dove, come dire, ci si sente dilettanti nell'accezione positiva del termine, perché c'è grande coinvolgimento, c'è chimica, c'è empatia, e c'è grande condivisione a tutti i livelli. E io dico sempre che quando la società, che è il motore principale, dà degli input positivi, poi a cascata tutto riesce meglio. Voglio accodarmi anche ai complimenti fatti da Davide a mister Bonura, perché rappresenta una delle eccellenze anche lui a livello regionale, e credo che avrà davanti una carriera rosea. Ovunque ha allenato è riuscito ad ottenere sempre qualcosina in più di quello che erano le aspettative, più che qualcosina, e questo significa che è uno che incide. Per cui incide. E i complimenti, io sono solito dire che
senza una società strutturata come si deve, i risultati possono arrivare un anno, due, ma poi difficilmente li trovi tutti gli anni. Invece a Trestina questo è un campionato record, però ricordiamo anche gli altri, insomma, che ha fatto sempre benissimo, qualsiasi fosse l'allenatore, e questo significa che la società diciamo, vale quel 10 e lode, no? Che assolutamente va dato per come gestisce le proprie attività sportive. Davide Ricci, sei l'unico direttore sportivo di nuova denominazione quest'anno, no? Perché eri alla Nestor, invece sei tornato alla grande, direi, al Bastia, dove sei partito da team manager e ritorni con un altro vestito, quello da direttore sportivo, insomma. Sì, sei tornato più grande, più maturo. Sì, più grande, ma nel senso anche quando la mia esperienza passata a Bastia con Luca Bordichini, abbiamo sempre condiviso, già condividevamo praticamente il ruolo, anche se lui era a capo, e quindi poi la Nestor, ovviamente insieme a Mister Montecucco e la società, ero in prima persona. Adesso sì, sono tornato con tantissimo entusiasmo, una nuova avventura, una cosa diversa rispetto all'ultimo anno dove abbiamo vinto il campionato, ma perché sono cambiate proprio le cose in generale, anche a livello proprio mondiale, con purtroppo la pandemia. Quindi mi sono rituffato con tutto l'entusiasmo possibile, e anche se non sarà magari semplicissimo, perché sarà una stagione forse un pochino anomala, complicata, però già il fatto che si pensi a una ripartenza penso che sia fondamentale, e quindi mi dà la spinta a me e a tutta la società in fare un qualcosa di importante, questo sicuramente. L'entusiasmo e l'impegno non mancherà assolutamente per tutta la stagione, questo lo posso assicurare. Bene, beh, in effetti una stagione ancora con un po' un punto interrogativo. Anche l'anno scorso il mercato, eravamo partiti a sprombattuto, affari a destra e a sinistra, poi è tornato sto maledetto Covid, che speriamo quest'anno ormai di aver, se non sconfitto, quantomeno contenuto ai massimi livelli. Simone, si era parlato, dopo gli addii di Cagiola e di Farsi, che anche tu eri lì per lasciare Castiglion del Lago. Invece poi cosa ti ha convinto a proseguire il progetto? Un po' di pazzia forse. No, guarda, c'erano due aspetti. Cioè, sei accorciata la distanza tra Trevi e Castiglion del Lago? Oppure... Quella è rimasta purtroppo. Ho cercato di creare una variante magari, ma... Niente? Niente. Elicottero da parte di Marchetti? No, ancora non ci arriva, allora... questa è disponibilità. No, a parte le battute... Il primo aspetto per me era di vita, nato un figlio da poco più di un mese, quindi essendo diventati genitori, tu sai cosa significa, certo. Sei diventato, sì, prima, sì, di me, quindi... Sono anche nonno io, per cui, figurati, insomma, no? Oramai ho passato il posto. Hai svalicato, le priorità cambiano, e alimentate, acuite da una distanza per me a livello logistico notevole. Fare il direttore sportivo per me non è un primo mestiere, perché... faccio un altro lavoro, e per cui diventava un impegno importante. In secondo luogo, non nego che la pandemia ha un po' assopito tutti, ci siamo ridimensionati verso un altro tipo di vita anche nelle nostre attività, ma soprattutto con grande sincerità pensavo che, come dire, che i progetti potessero ridimensionarsi, non perché io sia nessuno per dire che non accetto, io posso anche ripartire di nuovo dalla seconda categoria come il mio paese 10 anni fa, ma è proprio... Il gioco non valeva la candela per me, per quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo prefissi, che non sappiamo se avremmo raggiunto senza l'arrivo della pandemia. Quindi sono stati bravi a convincermi proprio su questo aspetto, che le cose non si lasciano a metà. Ci eravamo detti che il sogno del presidente Marchetti era quello di far disputare gli spareggi per salire in Serie D, gli spareggi, i play-off per, nel campionato di eccellenza, cosa mai riuscita. E mi piacerebbe chiudere il cerchio in questo maniera. È l'obiettivo anche di quest'anno, insomma. Sì, naturalmente, ecco, è quello di raggiungere questo quinto posto, cioè migliorare il sesto posto provvisorio di 2 anni fa. Eravamo sesti alla 23ª giornata, non so come sarebbe andata a finire, però diciamo che eravate in grande spolvero in quel momento. Sì, adesso non voglio dire che avremmo centrato sicuramente le prime 5 posizioni, però dal mercato in avanti, nelle ultime 10 partite avevamo fatto 21 punti, una media di 2-10 a partita,
qualche speranza magari ce l'avevamo. Anche perché ne mancavano ancora 7, per cui insomma tempo e spazio ce n'era. Purtroppo è andata così. Eh sì. Luciano, tu invece sei stato per un bel periodo nell'ombra e poi dopo l'estate scorsa sei tornato in auge con la tua Pievese, perché comunque il tuo cuore credo, no, che batta per la squadra della tua città. Diciamo che il periodo che sono rimasto fuori, o comunque fuori dal campo, visibilità, diciamo, sì, era dovuto a dei problemi familiari, avevo dei genitori con diversi problemi, quindi non ero, avevo la testa da altre parti. Poi piano piano, comunque sì, all'inizio sono ripartito da Ellera, sono stato un anno a Ellera, poi sono stato un anno fermo perché non ho dato continuità al progetto di Ellera, e poi sono rientrato a Città della Pieve perché degli amici, una situazione, sicuramente la necessità di fare qualcosa per la squadra del paese mi ha portato a rimettermi in gioco con piacere, con alterne fortune, perché d'altronde c'è chi vince ma c'è anche chi perde, c'è chi e chi naviga, se naviga un po' a vista. La situazione, la problematica Covid ha dato grossi problemi a tutti, e noi che siamo un paese dislocato, anche distante da tutto, è ancora più evidente. Però nonostante questo, il nostro progetto, che è fatto di giovani, di tra virgolette di pievesità, o comunque di giocatori entro un certo raggio, perché purtroppo è inutile, si può da prendere 3, 4, 5 giocatori a 50, 60, 70 chilometri. Noi siamo tutti entro i 15, 20 chilometri, fermo restando che 15, 16 ce l'abbiamo del posto, nostri e del posto. Quindi diciamo che il nostro mercato, tra virgolette, è risicato, perché noi dobbiamo mettere dentro 3, 2, 4 elementi, dipende dalla situazione, dipende, che ne so, da ragazzi che vanno all'università, che percorso poi portano avanti, se si trasferiscono fuori regione o se rimangono in regione. Abbiamo perso qualcuno per problemi di lavoro, qualcuno per problemi di studio, come dicevo, non so, Enea Bilardinelli ci lascia perché va a Parigi per l'Erasmus, quindi è logico che dobbiamo mettere dentro 2 o 3 elementi che sono quelli che in qualche modo hanno lasciato. Quindi questi 2 o 3 elementi serve un attaccante, per cui tra questi 2 o 3 elementi serve un attaccante, anzi due. Qualcosa per le mani ci abbiamo, però insomma è ancora difficile chiudere, perché ancora siamo a giugno, ancora ci sono tante incertezze, e nonostante qualcosa abbiamo già fatto, come tu stesso, come sapete, sì, insomma, è ritornato Nico dall'esperienza San Venanzo, che per noi è un elemento molto 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 importante, non solo perché è di Città della Pieve, ma perché è un bravissimo ragazzo, perché è una grandissima persona, perché all'interno del contesto Città della Pieve ha valenza, è importante. Con lui per esempio ci sono avvicinati dei ragazzi che ci stanno dando una mano all'interno della società, e per la comunicazione e per altri ruoli. Perché? Perché è un ragazzo che trascina, riesce a... Un po' un leader, diciamo. Diciamo, è un leader magari silenzioso, però è un leader. Ok. E poi abbiamo fatto il regalo al babbo. Certo. E poi parliamo anche di questo. Abbiamo fatto il regalo al babbo. Direi adesso di andare da Marina con la prima raffica di 7 Calcio Mercato, e poi ci ritroviamo qui con gli ospiti. Bastia sempre più protagonista, e il DS Ricci firma altri colpi di rilievo, portando in biancorosso il jolly di centrocampo Andrea Gaggiotti, classe 1998, nell'ultima stagione in promozione al San Venanzo, attaccante Andrea Castelletti dalla Pontevecchio ed il difensore centrale Giuseppe Gaggiotti, classe 1992. Mercato di primissima qualità in casa Bastiola con il presidente Mammoli, che aveva già accolto 2 ritorni di alto profilo come il centrocampista Marchetti e l'attaccante Stirati. Inoltre nuovo incarico per Antonio Internò, nuovo direttore tecnico del club, dove aver guidato il settore giovanile nelle ultime 2 stagioni.
Partenza col botto anche in casa pievese. Il direttore sportivo Luciano Moscatello firma il primo affare in entrata, assicurandosi le prestazioni di un centrocampista di spessore come Nicolò Saravalle. Il mediano classe 1996 arriva dal San Venanzo e rappresenta infatti lo star del calciomercato dei biancocelesti, che già erano partiti tempo fa con l'annuncio della riconferma di Luca Saravalle in panchina. E sapete chi è Luca Saravalle per Nico? Il papà. Una bella riunione di famiglia, insomma, ma più che altro un ben talento ovviamente a disposizione della pievese. C'è poi ancora la riconferma del forte centrocampista classe 95, Leonardo Fanfano. Altre operazioni non ovviamente di poco conto. E ancora settimana da prima pagina per il Castiglione del Lago con il direttore sportivo Simone Angelini, impegnatissimo tra annunci, operazioni di ritorno e ovviamente importanti riconferme. Le ufficializzazioni dei ritorni riguardano l'attaccante Ettore Braccalenti e il portiere Andrea Rossi, oltre a quella ovviamente di qualche giorno fa relativa all'attaccante Luigi Miccio, per fine prestito dal Bastia. Tra i pali anche l'acquisto di Rares Raclau, classe 1999, ex Gualdo Casacastalda. Le conferme top riguardano invece l'attaccante Sacco, il laterale sinistro Gian Giacomo Silvestri, mentre in difesa l'obiettivo numero uno sembra essere il centrale Francesco Melillo, classe 1990, ex Subasio e ultimamente in forza all'Angelana. Infine c'è anche un importante ritorno allo staff tecnico, quello di Antonio Cantagalli nel ruolo di preparatore dei portieri. Pietra Lunghese di nuovo attiva. Proprio appena conclusa la registrazione della quarta puntata è infatti arrivata la notizia relativa al ritorno di Maurizio Tassi sulla panchina della Pietra Lunghese. Patron Giuliano Martinelli ha poi annunciato a sirene spiegate anche la riconferma di capitan Simone Eramo, primo grande tassello per la nuova stagione. E ancora la C4 proprio non scherza. Dopo i colpi pesanti di Cola in attacco e Leonardo Agostini in difesa, ecco il terzo tassello, stavolta ancora in difesa. Il direttore generale Marco Bianconi ha infatti annunciato l'ingaggio del difensore centrale Jacopo Donnola, classe 1998, prelevato dalla Ducato. E poi il palazzo non si ferma più. Questa volta il direttore sportivo Balducci annuncia un altro colpo, ma questa volta si tratta di un ritorno, ovvero quello del difensore Emanuele Stringola, classe 91. Il ritorno di Emanuele, sottolinea Balducci, è molto gradito e soprattutto fortemente voluto da tutta la società. Andando a rinforzare un reparto già molto forte, ora la palla passa ovviamente in mano al mister. Altra settimana fortemente lavorativa in casa Nestor, dopo l'ingaggio del portiere Nicola Marianeschi, il tandem Procari-Ranocchia effetta un altro innesto di grandissima qualità con il difensore classe 94 Manuel Polpetta, ex San Venanzo. E poi altre conferme come quelle di Alessio Fastellini, Riccardo Vestrelli, Davide e Mattia Sisani. Importanti i primi passi poi arrivano in casa Tori. Intanto infatti la conferma del tecnico che sarà Ettore Turchi, il prescelto nella scorsa estate. Sul mercato infatti sarà operativo il tandem che aveva ben fatto la scorsa estate, ovvero Oscar Roscini Rossini nel ruolo di direttore generale e Marco Elci in quello di direttore sportivo. Benissimo, grazie Marina per queste prime notizie di calciomercato, diciamo della settimana che è appena trascorsa. Tornerei subito da Luciano per questo tema che volevo affrontare. Tornato Nico. Sì, è no? tornato e Nico. Ha trovato il padre. Ha trovato il padre in veste rapporto, di allenatore. Cioè, come è di facile gestione? Allora, quando l'anno scorso abbiamo scelto di affidare il progetto nostro, il progetto dei giovani che Luca Saravalle aveva tirato su nel settore giovanile, perché viene dal nostro settore giovanile, anche se ha avuto anche altre esperienze fuori, ci siamo posti anche questo problema, perché anche l'anno scorso abbiamo provato a riportare Nico. Ci siamo posti il problema, ma mettiamo insieme il padre e il figlio? Io vi posso dire che sono due persone, non perché siamo amici, non perché siamo più che amici, perché Luca Saravalle è stato il mio testimone di nozze, quindi c'è un rapporto che va al di là del discorso calcistico. Quindi Luca lo conosco da una vita
e Nicolo ho visto crescere, perché tra l'altro c'è la stessa età di mia figlia, quindi sono andati al nido, alla materna, alle elementari e alle... no, le superiori no, perché poi dopo hanno fatto due strade diverse. Quindi diciamo ho il polso della situazione. Hai una conoscenza a 360 gradi, diciamo, dei due in questione. Saravalle Luca padre e Saravalle Nico figlio per me sono come due fratelli, e prima di intavolare questa trattativa l'ho convocati a casa mia, intorno a un tavolo, e abbiamo parlato proprio di questo. Che ne pensate? Entrambi, come sapevo, non hanno avuto nessuna difficoltà, e sicché abbiamo intavolato la trattativa. Beh, che è andata a buon fine il giorno del suo compleanno. Ah, per cui perché io gli avevo chiesto, già a marzo gli avevo chiesto, vorrei, visto che è il tuo compleanno, vorrei che ci fai il regalo. Dice, ma il compleanno è il mio. Dico, vabbè. Beh, se l'è fatto anche, sì, anche per sé, per se sì, stesso. Sì, diciamo. Sì, l'abbiamo visto molto, molto bene, molto contento, molto preso da questa cosa. Ci sentiamo anche due o tre volte al giorno, ci scambiamo delle idee, dei messaggi, delle cose di vario genere, non solo calcistiche, ma... Bene, è un po' a 360 gradi. Lo sento, solo, lo sento molto bene, solo lo sento calcio, bello convinto carico della scelta che ha fatto, quindi bene. Per noi è importante. Certo. Comunque, quando i figli sono forti è più semplice gestirli. Sicuro. In questo caso diventa più semplice, no, rispetto sicuramente, a... Sicuramente, anche gli altri compagni. Di sicuro non si può dire che gioca perché è il figlio di... Questo, ecco. No, questo... Gioca perché è forte. Questo no, anche perché conoscendo Luca... Sono convinto che se una partita, due partite o tre partite non merita di andare a capo, non ce lo mette. Ne sono straconvinto. Cioè, non è perché il figlio giocherà sempre o giocherà... No, perché conosco Luca sotto il profilo umano e sotto il profilo calcistico. Non guarda in faccia. Non guarda in faccia a nessuno. Davide... Gli ultimi giorni, adesso sulla prima raffica abbiamo sentito gli ultimi colpi di questi due o tre giorni, però insomma da quando sei arrivato tu il mercato del Bastia ha subito una bella e positiva impennata, direi. Se ci fai un riepilogo, perché tutti non me li ricordo, devo essere sincero, così a memoria. Ma guarda Stefano, io ovviamente appena sono arrivato, che dopo aver parlato con la società e tutto, abbiamo iniziato questo percorso e siamo andati a vedere i tasselli che no, erano o da riconfermare o in stand by o da prendere, che la squadra aveva necessità a fronte anche del nuovo budget. La prima cosa è stata riconfermare tutti gli under della scorsa stagione aggregati dal 2001 al 2003, ma questo non preclude che in preparazione ci saranno 2004 e 2005. Loro ovviamente già partivano da una posizione più avanzata perché già erano lì lo scorso anno con l'allenatore, quindi avevano fatto già esperienza. E poi sono state le riconferme di Filippo Rosignoli, da sempre al Bastia, Lorenzo Mennini, che era ritornato l'anno scorso, anche lui settore giovanile con il Bastia, la riconferma del portiere Lorenzo Finestra dal San Gemini, che ha fatto una buonissima impressione sia a livello di persona, ho avuto modo di conoscerlo, anche come portiere. E poi i nuovi, diciamo, c'è stato il ritorno del capitano Alessandro Marchetti, che è stato, cioè, a parte le gioie che abbiamo vissuto nella prima fase quando ero a Bastia con la vittoria del campionato, ma per me insomma lui sia a livello umano sia a livello da calciatore, quello che ha fatto per Bastia, riportarlo è una bellissima cosa. E come ha detto lui, non è che ti ho riportato perché per fare la mascotte, ma ti ho riportato perché sei un giocatore vero, una persona importante e sicuramente ci darà una grossissima mano. Ritorno di Nico Stirati, felicissimo perché anche con lui ho un ottimo rapporto, bellissimi insomma quello che abbiamo vissuto sempre l'anno del campionato, e sono sicuro che può fare benissimo anche lui. E Andrea Gaggiotti, anche lui l'anno scorso era a San Venanzo, ragazzo del 98 che può fare anche diversi ruoli sia a centrocampo sia nei tre davanti, mi ha dimostrato tantissimo entusiasmo e quindi sono stato veramente molto 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 contento di dargli questa opportunità, perché ho visto veramente voglioso di far parte di questo nuovo progetto. E gli ultimi due colpi, Andrea Castelletti dalla Ponte Vecchio e Giuseppe Gigliotti,
che per problemi di studio e Covid gli ultimi anni era finito in promozione, ma un giocatore di assoluta affidabilità che ha fatto sempre l'eccellenza, e l'unico anno che era andato in promozione ha vinto il campionato con la Trasimeno. Quindi massima fiducia assolutamente. Poi nei prossimi giorni ci sarà da completare la squadra e insomma vedremo un attimino insieme al mister, insieme alla società, gli elementi che serviranno per completare, e andiamo avanti su questa linea. Comunque significa più di un acquisto ancora. Beh, dobbiamo prendere qualcun altro, questo sicuramente. Ci abbiamo dei ruoli dove dobbiamo sistemare, tra conferme magari dei ragazzi della passata stagione, tra nuovi stiamo facendo delle valutazioni, e nelle prossime settimane l'intenzione è quella di completare la rosa a disposizione del mister Caporale. Anche Simone Angelini con il suo Castiglion del Lago, insomma, di piano, movimenti ne hai fatti, In uscita, tra riusciti e non riusciti. Vogliamo parlare di quello non riuscito? Donati? Di questo Donati che insomma sembrava che avesse detto di sì, poi dopo invece che è successo? Meglio così. Sono contento perché io dico che l'emblema di questa ripartenza del Castiglione del Lago è rappresentato, non me ne vogliono tutti gli altri, ma da Manuel Fiorucci, che è il nuovo capitano, che è un uomo vero, uno dei difensori, David può confermarmelo, più assolutamente forti della regione, e che insomma ha avuto anche offerte importanti, anche allettanti, insomma, però ha deciso di sposare per primo questa causa, e io ho bisogno degli uomini, e in questo caso delle persone ancora prima dei calciatori. Adesso io non voglio dare giudizi definitivi su Donati, o non è che si sia comportato benissimo, tanto da uomo di quelli eravate che eravate d'accordo, cioè, diciamo, bravi. Sì, sì, no, addirittura ha scomodato la società per fargli trovare un appartamento, insomma, siamo arrivati a queste cose. Poi quando il giorno che doveva venire a firmare non rispondeva al telefono. E io credo che al di là delle scelte che nel calcio, nella vita si possono fare, e io le accetto tutte, però bisogna saper mantenere i rapporti interpersonali, sapersi muovere in qualsiasi contesto sociale, anche qual è il calcio, e questa cosa non credo che sia stata fatta nel modo giusto. Però va bene così, insomma, gli auguro un grande in bocca al lupo, perché secondo me è un ragazzo che ha delle capacità, è convinto di poter dire la sua in Serie D, sicuramente farà un grandissimo campionato a Cannara, e niente, noi andiamo avanti e cercheremo di... Ne troverai un altro? Sì, non è semplice, questo è un mercato statico, soprattutto quando hai determinati obiettivi. Quando hai obiettivi medio-alti come diciamo i nostri... Che soprattutto si stanno muovendo le società che hanno cambiato... Sì, allenatore. O allenatore o direttore sportivo, insomma. Sì, ma più che altro noi abbiamo fatto una scelta, cioè quella di ripartire dal 23 febbraio 2020, cioè l'ultima gara di un anno e mezzo fa, perché quel gruppo, quella grande coesione, condivisione che c'era, credo, e tanti input che poi conoscono tra loro, sia dentro lo spogliatoio che in campo, potesse favorire un nuovo processo di iniziazione, cioè quello di un nuovo allenatore. E il mister Vicarelli ha sposato da subito questa linea con grande entusiasmo, e speriamo di riuscire ad ottenere dei risultati. È chiaro che, ripeto, è un mercato non molto mobile, soprattutto nei giocatori di rilievo, perché non avendo giocato, è questo purtroppo la difficoltà che abbiamo, giocatori di ottimo spessore che già si erano accordati con delle società lo scorso anno, per quale motivo dovrebbero confutare la loro scelta? Certo. Io di fare a portafogliate non ho voglia, al di là di quello che qualcuno meno può, male uno resta pensare. Dove ha detto sì, ecco. 12 mesi fa, esatto, quindi cercheremo di... Non è detto che se c'è un budget bisogna spenderlo tutto, bisogna cercare di fare una squadra, ripeto, di uomini veri, e soprattutto di trovare, ripeto, le persone giuste ancora prima che i calciatori per ottenere quell'obiettivo. Se poi non ci riusciremo, attenderemo e faremo il pane con la farina che avremo. Assolutamente, è sempre la cosa migliore. Luciano, l'altra settimana c'erano tre rappresentanti di promozione, e per cui abbiamo affrontato un attimo anche questa eventualità di ripartire a tre o a due gironi, che è stata, diciamo, un po' all'ordine del giorno nel corso della riunione tra società. Voi come pievese ti dico che qui di tre
due erano per 12, per tre gironi da 12, non tanto per, diciamo, più che altro per la convenienza del periodo, diciamo, per andare incontro a un periodo un po' incerto, per cui magari fare un campionato un po' più breve magari ti può permettere di organizzarti meglio. Voi come pievese avete una posizione da questo punto di vista? Io personalmente è una decisione difficilissima, perché un campionato a 18 è un campionato vero, un campionato a 12 non è un campionato, è un mini campionato con tutte le incognite che ci possono essere in un mini campionato, perché una squadra che sbaglia 2-3 partite sono dolori. Certo, questo è indubbio. Allunga, cioè, 22 partite o 34, 12 partite è un ulteriore girone, perché in realtà se fai... Però sicuramente su 12, mentre a 18 ci sarebbero, che ne so, 3 o barra 4 retrocessioni, su 12 ci sarebbe 1/2, insomma, per cui... È tutto rapportato comunque, poi alla fine è tutto rapportato. Certo è che penso che è comunque difficile, non so se lo metteranno a votazione, non so cosa succederà. So solo una cosa però, che se facciamo un campionato a 18 e quindi 34 partite, dobbiamo iniziare la preparazione fine luglio, primi di agosto, massimo, non più tardi, perché poi a fine agosto o la prima domenica di settembre comincia il campionato. E comunque ci saranno qualche turno, più di qualche turno infrasettimanale. Ora io dico, a livello di promozione, siamo così organizzati da poter portare una squadra due volte barra tre, perché se c'è un rinvio, se c'è un problema, se fa una nevicata, cioè cominciano a essere tante. Appunto, erano più che altro questi, diciamo, i problemi che potrebbero sorgere e che consigliavano i due. E tra l'altro l'altra, diciamo, problematica secondo me è anche quando si ricomincerà, come siamo messi con questo benedetto problema che abbiamo, perché anche quello è, perché se facciamo come l'anno scorso, che cominciamo tutto bene, e poi dopo dobbiamo stare fermi, che ne so, 20 giorni, in mese, oppure se non cambiano le regole. Io per esempio c'ho gente che mi ha detto, ma io vengo io torno a giocare, ma se ci dobbiamo fermare 15 giorni perché uno ha preso il Covid e quindi io devo stare a casa, cioè il datore di lavoro continuerà, cioè lo posso di una volta in una stagione. Certo, se devi fare la quarantena è un problema. Cioè se fa una quarantena, giochiamo 15 giorni e poi ne fa un'altra, purtroppo con tutte queste incognite sicuramente a 12 si gestisce meglio. Però sì, sicuramente a livello sportivo fondamentalmente è nel campionato. È indubbio. Ma però addirittura adesso, anche a 18 per la promozione è lungo. Allora, lo scorso anno si era diventati, scusate il termine, degli idioti, perché si chiedeva un campionato di eccellenza, adesso anche parlo, con due gironi da 9 o addirittura da 12 in promozione. Degli idioti perché non era calcio, non era sport, quando si faceva finta che intorno non accadesse nulla. Davide lo sa come l'ho pensata sempre da subito, non perché voglio dire a posteriori avevo ragione, era evidente da palissiano che quello che sarebbe accaduto. Quest'anno ci sono migliori prospettive, sono d'accordo. Però chi diceva che un campionato con due gironi da 9 l'anno scorso era da briscola e 3-7, quest'anno ululava perché a maggio dovevamo riprendere e giocare in 4 sul tavolino, stavolta veramente a briscola. Cioè, ci vuole anche secondo me bisogna capire il momento storico che stiamo vivendo. Certo. Dimensionarlo più, l'aspetto sportivo è chiaro, sono d'accordo. Cioè, qui di cosa parliamo? Sono campionati mozzi, no? Cioè, anche nelle altre regioni, gironi da 7, da 8 che sali in Serie D. Sì, festeggi, sei contento, però insomma, ma dobbiamo secondo me prendere come incipit di questa nuova, speriamo, ripartenza un altro aspetto. Essere felici se avremo la possibilità di tornare spensieratamente nei campi da calcio. Questo conta più secondo me di essere a 18, a 9, a 7, a 15, a 20. Assolutamente. E di quante partite si possano fare. Ma non è retorica, lo penso davvero. Davide, tu vuoi... No, ma d'accordo su tutto. Solo che se adesso provo a pensare di nuovo, come diceva il direttore, della quarantena, delle problematiche che viviamo 6 mesi fa con i vaccini e tutto, mi preoccupo, perché allora vuol dire che, cioè, io su queste eventualità, no, io questa eventualità sinceramente non l'ho nemmeno considerata, perché siamo andati fortunatamente avanti,
La vaccinazione dovrebbe essere completata, spero, tra luglio, agosto, massimo settembre, quando riprenderanno tutti i campionati. E poi se succede, succede come se vado a mangiare una pizza, se vado al lavoro, se vado da qualsiasi altra parte. La vita deve riprendere e il calcio deve essere assolutamente in sicurezza. Fortunatamente c'è il vaccino, ma noi bisogna riprendere, ma per tutti, cioè è impensabile ancora soffermarsi sulla quarantena, la possibilità, non è possibile, ad oggi non è possibile. Non li dettiamo noi, no? Cioè, no, lo so, però bisogna, però visto che stanno attuando sia delle procedure a livello sanitario, delle accortezze ancora in più, sia i vaccini soprattutto, che però è l'arma. Possiamo giocare con la mascherina? No, quello assolutamente no. Però quella sembra che adesso i primi di luglio comunque nei esatto giorni, ci sono anche le nuove, regole che dovrebbe all'aperto praticamente la devono togliere, quindi ma io su questo l'anno scorso bisogna essere ottimisti, hai ragione. No, io su questo quest'anno guarda sono assolutamente d'accordo, però la certezza non ce la può dare nessuno, la certezza magari dobbiamo fare in modo di essere pronti la certezza sicuramente no, in altro modo alzeremo le mani, però ovviamente speriamo che la pandemia è tutto, ma campione promozione no, ma l'eccellenza è stato fatta a carattere nazionale e quindi se dovesse succedere, speriamo di no, ma l'eccellenza il prossimo anno andrà avanti. Sai qual è il mio dubbio, Davide? Scusa se rubo tempo. No, tranquillo. Non è tanto il campionato d'eccellenza che è stato riconosciuto come interesse nazionale, magari si può continuare con lo stesso protocollo della D con i tamponi. Esatto. Quindi io sono molto fiducioso per quanto riguarda per quello. Le categorie a scendere, tu immagina, non pensiamo solo all'Umbria, pensa ad una terza categoria di un'altra regione. No, ma io su quello sono d'accordissimo. Come la gestisci? Ma infatti il vaccino è quello che tra virgolette ci la deve far ripartire. Certo, è l'unica. Per ripartire. Noi possiamo solo parlarne, perché ascolti gli scienziati in TV. Assolutamente sì, ma io lo dicevo. Esatto. Lo dicevo anche lo scorso anno che il calcio dilettantistico, soprattutto senza i tifosi, senza magari la certezza dei tamponi, per me era irrealizzabile. La partenza dell'anno scorso, secondo me, è stata veramente una forzatura. Azzardata. Sono stato sempre contrario, sono sincero, perché quest'anno è diverso, perché vedo intorno più copertura. L'anno scorso, secondo me, era un azzardo e l'ho sempre sostenuto. Sono d'accordo. Tra l'altro, campionati questi dei nostri livelli. No, senza la gente allo stadio è assurdo. Mica ci abbiamo Sky, insomma. È assurdo. Già la Serie A è stata tra virgolette pesante, perché pesante è stata pesantissima, perché si vedeva che era proprio per i diritti televisivi, sponsor, era una forzatura, ma il calcio senza il pubblico nei dilettanti non è calcio e non ha senso, assolutamente. No, assolutamente, sono completamente d'accordo. Allora, cara regia, direi di dare la linea nuovamente a Marina per la seconda raffica di calciomercato. Era stata una nostra grande anticipazione la fusione tra le società di Pianello e Ripa. Ora infatti è diventata ufficiale e nell'operazione c'è anche l'Arna settore giovanile e proprio SD Arna si chiamerà la nuova società che parteciperà al prossimo torneo di promozione. Quello che anni indietro poteva sembrare semplice utopia irrealizzabile, recita la nostra diffusa, ovvero unire le limitrofe società del calcio in un'unica sigla, da pochi giorni è infatti diventato realtà nel nome di Associazione Sportiva Dilettantistica Arna. Prime mosse arrivano in casa Gualdo Casacassalla, come anticipato nel corso delle nostre raffiche e ancora sulle colonne di Sette Calcio, torna nel ruolo di direttore sportivo Luca Labonia, dopo la breve parentesi al Foligno. Ripartiamo con un graditissimo ritorno, sottolinea il club. Luca Labonia sarà di nuovo il nostro direttore sportivo. Competenza, stile, entusiasmo e uno sguardo sempre attivo e soprattutto rivolto al futuro sono le doti che gli riconoscono.
Sarà come sempre un Gualdo Casacastalda giovane e votato all'attacco. Si riparte anche in casa Vivi Altotevere Sansepolcro, dove il club ha già annunciato poco fa la decisione di affrontare la stagione 21-22 con Davide Mezzanotti alla guida tecnica. È con grande piacere infatti, scrive il club, che il Vivi Altotevere Sansepolcro ufficializza la continuazione del rapporto di lavoro con l'allenatore della prima squadra Davide Mezzanotti e il suo staff anche per la stagione 2021-2022. Il proseguimento del rapporto di collaborazione con il tecnico era infatti già stato messo in preventivo anche nei mesi scorsi. Da tempo infatti la società e lo stesso mister sono al lavoro in vista della prossima stagione agonistica, nella speranza che questa possa svolgersi ovviamente regolarmente e senza particolari problematiche legate alla pandemia. Il presidente Giorgio Lacrimini e tutta la dirigenza del Sansepolcro rivolgono a Mezzanotti e ai suoi collaboratori i migliori auguri e un buonissimo lavoro. Primi affari arrivano poi anche in casa Mantignana Montimalbe, il club di fresca nascita, essendo il frutto di fusione tra Mantignana e la scuola calcio del Montimalbe, piazza i primi volti nuovi della rosa affidata a mister Simone Rubeca. In difesa si registra l'arrivo dell'esperto Stefano Galizzi, ex Tavernelle, nonché ritorno del giovanissimo Davide Mecarelli, classe 2002 del Castiglione del Lago, mentre a centrocampo il club punta su Luca Ravanelli, ex Mugnano e Casa del Diavolo. Gran bel colpo in mediana per il San Sisto, la dirigenza biancoazzurra piazza l'affare grazie all'innesto della mezzala Thomas Salvucci, classe 1998. Per il 23enne si tratta infatti di un ritorno a San Sisto dopo le esperienze a Perugia, Siena, Castelpiano e Gualdo Casacastalda e infine Lama. Ma il mercato del club perugino guidato da Fabio Scarabattoli e Dan Cristian Prelati non si fermerà ovviamente qui. Ci sono trattative in corso con Aquilia e Gabrielli, due centrocampisti l'anno scorso al Castiglione del Lago e di contro vorrebbe trattenerli. Novità consistenti arrivano in casa a Tavernelle. Il presidente Caciotto vuole festeggiare al meglio il centenario del club e sta per affiancarsi un dirigente esperto come Loris Gervasi, reduce dall'esperienza in eccellenza. Al tempo stesso dovrebbe essere questa la settimana buona per ottenere l'ambito sì da parte dell'attaccante Lorenzo Cacciamano. Novità importanti arrivano anche in seno al Casa del Diavolo. Andrea Carosi non è più il direttore sportivo. È una mia scelta, puntualizza il giovane dirigente. Al tempo stesso anche la posizione di Marcello Bazzurri, storico allenatore dei club rossoblù, è ora quanto mai incerta. È molto probabile che il tecnico non sia più lui per problematiche lavorative, pur comunque mantenendo una posizione di rilievo all'interno della società. Nuova acquisizione infine da parte del Branca, dove il direttore sportivo Simone Codignoni ha infatti definito l'ingaggio del giovane Marco Fondacci, classe 2001. Il ragazzo, difensore mancino, era approdato a Lama nella scorsa stagione, ma è di scuola Gubbio ed ha fatto ritorno verso casa. Benissimo, grazie Marina per questa seconda faticaccia per quanto ti riguarda di raffica di calciomercato. Adesso volevo fare una domanda un po' ai tre direttori sportivi, oggi ne abbiamo tre addirittura, per cui visto che per uno che gestisce un sito come Sette Calcio il periodo del calciomercato è da impazzire, perché seguire le operazioni di 160-170 società, adesso magari non tutte però la maggior parte, è veramente pesante. Non so se anche per voi questo periodo dell'anno è particolarmente stressante tra telefonate, messaggi, appuntamenti, rinvio di appuntamenti, com'è? Chi comincia? Per me è il periodo più bello dell'anno, perché è quello che, nel senso, c'è l'entusiasmo, c'è l'inizio, c'è le prospettive. Ovviamente è anche un periodo stressante, perché se ti trovi a, tra virgolette, riconfermare il gruppo storico e fare qualche operazione è più agevole. Se invece devi far fronte a un ridimensionamento del budget, devi guardare veramente
per far quadrare tutto, devi andare a trovare il giocatore magari con la prospettiva, il giocatore che c'ha voglia di riscatto, non la certezza che magari no, è anche più onerosa, anche se devo dire che con lo stop di 6 mesi, insomma diciamo un anno, secondo me allora non che si azzerano i valori, perché il valore del giocatore è quello, però secondo me ci potrebbero essere delle sorprese, magari un acquisto di una società che all'occhio della critica o magari addetti lavori c'ha meno cassa di risonanza, ma potrebbe essere l'anno giusto per magari no, essere una sorpresa, perché poi di certezze, ripeto, siamo un anno e mezzo che siamo fermi, quindi come reagirà il calciatore, ma sia quello giovane sia quello esperto, perché molti giocatori che fino a poco tempo fa facevano l'eccellenza come una professione, si sono dovuti ammettere, cioè hanno iniziato a lavorare, e quindi gli è cambiata tra virgolette la prospettiva e gli è cambiato tutto, quindi anche conciliare col calcio non è più come prima, e da capire chi ha fatto sempre il calciatore deve adesso conciliarlo con il lavoro, vediamo se è semplice o meno, quindi è un anno zero secondo me per tantissimi aspetti. Sì, assolutamente, abbiamo parlato infatti nelle puntate precedenti di come sarà questa ripresa, no? Sì, secondo me ci sono tantissimi punti interrogativi fisico. E magari squadre che tu dici sì, vabbè, quella squadra, potrebbero essere delle sorprese, perché magari ci hanno giocatori giovani, ci hanno giocatori, non lo so, che vogliono fare campionati senza pressioni, e potrebbero essere delle sorprese. Ma tu la stai tirando a qualcuno in particolare? Assolutamente no, 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 no. Poi per quanto riguarda il campionato che affronteremo il prossimo anno, sono sicuro che ci saranno 4, 5, 6 squadre che alla fine i valori vengono sempre fuori, non sono ipocrita, i valori vengono sempre fuori. Le altre non se ci la sarà un Leicester come in Inghilterra? Non credo. Però le sorprese sì, ci potrebbero essere, sia in negativo sia in positivo, tutti gli anni ci sono, a maggior ragione quest'anno. 6-7 squadre si giocheranno le parti alte e le altre lotteranno per un campionato tranquillo e la bagarre della retrocessione. Perché se venissero confermate le 3 retrocessioni più se scende una squadra dalla D sono 4, e 4 retrocessioni incominciano a essere pesantissime, e quindi sicuramente sono 18 squadre, per cui nessuno poi alla fine, adesso non mi ricordo com'è, diciamo nella riunione di Serie D di sì, eccellenza, non so se già dall'anno prossimo c'è la diminuzione di diminuzione credo a 17 e poi fra 2 a 16, quindi 3 retrocessioni sicure e una, 4 se scende una squadra da D, speriamo di no, assolutamente che le nostre umbre siano tutte belle in Serie D, perché è l'anno più sbagliato tra virgolette e penalizzante per retrocedere, quindi ci auguriamo che tutte le umbre, esatto, rimangano e facciano, diciamo, un ottimo, diciamo il numero non è eccessivamente alto come fu qualche anno fa con 11. Sì, quello ma D, esatto, cui, c'era insomma, più rischio sicuramente. La percentuale sicura, non dovrebbe però con 3 o 4 certo. retrocessioni nessuno, anche su un campionato magari ridimensionato e tutto, ma a retrocedere, a perdere non ci sta nessuno, quindi sarà bagarre fino alla fine, questo certo. Sono certo. Luciano, tu sei stressato oppure sì. Entusiasta? Devo essere sincero, sì. Devo essere sincero, sì, e invidio questi giovani direttori perché sono giovani, io vengo da un po' di strada, l'avevo fatta, quindi non ero più abituato a certi ritmi, a certe pressioni tra virgolette, però è questo il calcio, è questo il momento, è questo. Io sono sincero, io ho cominciato anche molto presto perché ho cercato di anticipare un po', a metà marzo ho cominciato a lavorarci, sono arrivato a fine giugno, ho fatto via. Un affare, quindi valgo poco, via, dai. Valgo poco, però no. L'hai fatto buono, dai. Diciamo, siamo andati. Hai detto che il numero degli affari. No, fondamentalmente, ecco, noi non avevamo chissà quali necessità, però comunque ci eravamo mossi presto per capire se c'era più possibilità, se si poteva tra virgolette scegliere. In realtà non si può scegliere perché, come diceva il direttore prima, tutti rimangono dove sono stati perché giustamente dice: ma io ho cominciato lì, perché dovrei andarmene dopo una partita di coppa? Cioè io noi abbiamo fatto 2 partite di coppa, io ho dei giocatori che avevo acquistato, non l'ho visti perché avevo un giocatore con 2 giornate di squalifica, non l'ho nemmeno visto. Per cui insomma. Per dire,
Oppure si cambia se magari la società... È difficile, sicuramente non se, ti può dare più quello che se cambia il progetto della società, se cambia l'allenatore, se cambiano gli obiettivi, è logico che uno deve lavorare di più. Noi sinceramente non abbiamo, ripeto, da fare grandi movimenti, però comunque per prendere un attaccante bisogna sentirne 10 e forse non lo trovi nemmeno con 10. E io devi dico, fare ad oggi, te l'ho detto. Certo, io ad oggi non riesco a chiudere con un attaccante e giuro non ho sentito più di 10. Però è così, dobbiamo avere pazienza. La speranza è l'ultima a morire. Speriamo che le società di eccellenza finiscono le squadre, che poi piano piano quando cominciano, quando si comincia a definire le rose dell'eccellenza, forse qualcosa magari viene fuori. Qualcuno che hai chiamato, che aspetta una chiamata e dice ma io ci ho avuto questa, la voglio attendere, giustamente. E sicché finché le società, le squadre di eccellenza non definiscono, diciamo, quantomeno in grandi linee le rose, per noi di promozione, tra l'altro con obiettivi diciamo non importantissimi, stentiamo di più. Beh, Simone però l'ha movimentato il mercato, perché sono partiti, gli è partito tutto l'attacco, e quindi si è riusciti, perché poche attacco, squadre difesa. Oltre il Castiglione del Lago, pochissime, insomma, a parte Cola che è andata alla C4, penso l'unica squadra alla fine siete stati voi, perché gli altri, guardo l'Ellera, il Sansepolcro, la Narnese, sono un pochino meno dell'Orvietana, la Nestor, sono rimasti tutti lì. Su per tutti. Giù, sì. Noi stirati i menichini è stato... Ma perché a Simone gli è da gusto girare rimuove, no, rimescola le carte. Non è fruttuoso a me a lungo termine, secondo me, anche perché ecco è... Penso che ho risposto tanto quando dico che ho voluto riprendere il filo della prima stagione. Posso aver risposto a tutto. Penso che abbiamo capito, diciamo. Sicuramente due scelte sono dipese da noi, quelle di Stirati e Menichini, parlando anche col mister. Ma quella di Bura è dipesa dal calciatore e da una società che è inutile nascondersi, è una squadra che ammazzerà il campionato, è una squadra troppo più forte sicuramente delle altre, tutte le conferme, una bella corazzata. Cioè, io dico i favori del pronostico non permette pressione all'Ellera, no, ma non è pressione, ma credo che, diciamo, che sia competitiva in tutti i ruoli con i ricambi pure. Quindi è oggettivo come cosa, diciamo che sono stati molto bravi, ha fatto i complimenti all'avvocato Moroni, alla società, ad approfittare nella sfortuna del Covid, della fortuna di non aver perso la categoria che ormai avevano perso, erano retrocessi in promozione, quindi si sono ritrovati tra virgolette ripescati tra le 18 e sono stati bravissimi a mettere, secondo me, un grande tassello, cioè quello di Mauro Cuppoloni, che è un direttore sportivo secondo me tra i più bravi in questa regione, che ha saputo mettere i tasselli giusti e con delle risorse sicuramente economiche importanti, ma non era facile comporre questa corazzata. Noi riscontriamo un po' i problemi che di cui diceva il direttore, cioè è vero che abbiamo una categoria in più e delle disponibilità economiche in più, senza fare i falsi perbenisti, però la dislocazione geografica di Castiglione del Lago è difficoltosa per fare un mercato di un certo tipo in Umbria. Tu non puoi andare solo a scegliere le caratteristiche del giocatore. Un po' tipo Città della Pieve, diciamo, state un po' agli estremi della regione. Devi fare la macchinata. Se ti affacci alla Toscana, meglio che ti tiri indietro, perché c'è un mercato a livello economico sicuramente totalmente differente dal nostro. E con un mercato statico come quello di quest'anno, insomma, dobbiamo sgomitare per cercare di fare una squadra all'altezza delle aspettative del presidente. Perché, ripeto, il presidente vorrebbe entrare. Però Stefano, sono tante le squadre che il prossimo anno, cioè, ne vince solo vogliono una tra le prime 5. No, però dico ne vince solo una al campionato, perché ma chi vince si sa ormai. Sì, favorita sì, però ne no, sento no, che chi veramente si sa, no, adesso non fare. Però ce ne sono favorita. Tante, perché la Narnese punta a fare un ottimo campionato, il Sansepolcro secondo me a livello organizzativo e di rosa c'ha poco da invidiare. Lo stesso Castiglione del Lago sicuramente sta allestendo una bella squadra. La Nestor, che so sincero, è normale, il prossimo anno guarderò il risultato del Bastia, ma la Nestor sono rimasti tutti, quindi mi lega, visto che la stagione scorsa non è iniziata, quindi Lama
è molto attivo e competitivo, la stessa Orvietana, quindi sulle parti alte 6-7 squadre è un bellissimo anche campionato. Perché ho dovuto fare, lo dico bonariamente perché poi è un amico, ho dovuto fare la guerra con mister Farsi perché sì. Pensavo che mi chiamasse anche il custode, cioè, chiamati tutti? No, tutti, tutti no, no, però via, infatti, qualcuno l'ha chiamato. Beh, c'era una squadra costruita insieme di cui c'era stima, degli elementi portati con grande condivisione, è normale che... Beh, certo. Beh, anche l'AM è ambizioso e gli ultimi anni ha fatto... con Vicarelli ha fatto bene. Dei buonissimi campionati, sì, sì. Quindi io metterei anche l'AM tra le prime 5, 6, 7 squadre. Assolutamente sì. È una bella realtà, società organizzata. Come organizzazione, come seguito. E ha preso anche un allenatore che comunque... Sì, assolutamente. Non è l'ultimo arrivato. Francesco è un grandissimo allenatore. Allora, da oggi c'è una regola qui a Sette Calcio Mercato. Quando arrivano i direttori sportivi, ognuno di loro ci deve svelare il prossimo colpo che fa. Senza... Beh, senza nome e cognome, Stefano. Senza dire bugie. È complicato. Posso dire ruolo? No. Il ruolo, beh, basta, ruolo, il ruolo basta, no. ruolo. Dai, via. Anche ruolo. Le iniziali e le finali almeno. No, dai. Ti posso dire ruolo. Io per quanto riguarda il Bastia stiamo cercando di definire, te ne do due, centrale, difensivo. E non mi dai i ruoli però, da qualche nome. Te ne dico, no, i ruoli nomi, che... i nomi poi il mercato... Bolletta dice... Ti dico, è il terzino sinistro. Che il terzino sinistro ha fatto sempre fatica in questi anni, che è il ruolo... Bolletta fa sia il centrale che il terzino sinistro. Ma Bolletta... Dovrebbe essere lui, diciamo. Non viene a Bastia. Ha trovato già un'altra squadra, ma non viene a Bastia. Questo te lo posso dire. Però era un... Sì, era una figura che... Con noi nemmeno ci ha voluto parlare. Stanno... Ah no? Boh, non so, non ci si fila nessuno. No, è strano però, come mai? La logistica incide. Ripeto, sicuramente quello sì, però c'è anche una bella strada, insomma. Però si sono un po' assopiti e dimensionati a un ambiente, come dire, a uno stile di vita anche molto più familiare. Questa è una problematica che c'è. Io lo so. Parecchi la domenica dice, ma io, abbiamo già detto altre volte, ma mi sono abituato a vedere la Serie A in poltrona. Venite da là, così sta bene. Dopo magari, quello dicevamo prima, dell'anno particolare, oltre alla ripartenza, al mercato particolare, c'è anche questo. Se noi guardiamo, io guardando anche sotto, sul settore giovanile, tantissimi ragazzi si sono iscritti al paddle o al tennis, perché era l'unico sport. Quindi recuperarli, anche per sotto, per le stagioni future, perché i budget saranno, spero, buoni, ma sempre più ristretti, si punterà sempre al settore giovanile. Recuperare anche i ragazzi credo che sia una mission importante. Ma parecchi per anche giocatori, anche di un certo tipo, esatto. Perché dopo un anno e mezzo di inattività, magari qualcuno dai 30 in su si è appassionato. Sì, oppure, come diceva Simone prima, chi gli è nato un figlio, chi c'ha altre problematiche, chi magari... Io c'avevo un ragazzo che stava con noi in prestito dal Sansepolcro, Cristofoletti, che è un ottimo profilo, un ottimo ragazzo, che sarebbe, credo, rimasto, va a studiare 3 anni in America. E quindi cambiano, cioè, sono cambiate tante cose, tante situazioni. Le situazioni che si presentano sono sempre molteplici. Luciano, il prossimo colpo, ce l'hai già? Io ne dovrei fare più di uno, sono sincero. Ah, ne basta uno? Siamo sulle piste di un attaccante giovane, una promessa tra virgolette, non posso svelare il nome, ma insomma è del nostro circondario e mi piacerebbe tanto portarlo. Non so, sinceramente ci abbiamo un incontro domani, vediamo che cosa succede. In bocca al lupo, visto che te ne servono due da attaccanti, almeno intanto viva il lupo, diamo questo. Viva il lupo. Bravo. E dopo la nostra ciliegina potrebbe essere, stiamo trattando un giocatore esperto, molto esperto, che potrebbe alzarci un pochino il livello generale sotto tutti i punti di vista, sia con la qualità, sia con l'esperienza, sia con... Il carisma, diciamo. Il carisma, bravo, perché abbiamo bisogno anche di questi. I nostri giovani, per poter crescere, ne abbiamo diversi e anche buoni. Bravi. Però hanno bisogno... Di qualcuno che li guida un po' in campo, eccetera, uno spogliatoio. Di gente di carisma, di polso, di... dal passato, che gli possano... Bastione. Invece no. Simone? No. Pensavo che... Ti ha detto? Non ho capito? No, ho fatto la domanda, faccio il giornalista. Ah, beh. Un ex Castiglione. No. Invece no, pensavo... Invece no. Tu invece?
Io, allora, il più grande acquisto che dobbiamo mettere come ciliegina è la riconferma di Gabrielli. Non è la riconferma, è riportare Gabrielli, perché è Gabrielli stato è andato a Poggi Bonzi, ha vinto il campionato, è andato in Serie D. A che punto siamo con Gabrielli? Sono quei giocatori che scopri e ti costano poco, poi li scoprono anche gli altri e devi alzare un po' la posta. Poi c'ha, certo, lo ha letta la categoria, il fatto di rimanere, il ragazzo del 98 che per me se lo merita. Però dai, ti devo dire, sono ottimista. C'era anche il Sanzisto su Gabrielli? Così dice il presidente Scarabatto. Ne dice Scarabatto? Che ne so, ha detto che l'aveva preso. No, secondo me abbiamo buonissime possibilità di riportarlo. Poi dobbiamo sicuramente fare un altro centrocampista, un centrale difensivo, un attaccante e poi anche un jolly. Beh, centrale difensivo potrebbe essere Melillo dell'Angelana o no? Cioè, stiamo parlando con lui e con altri due profili, adesso vediamo, non è facile, ripeto, nessuno di questi è facile muoverlo, quindi... Peccato, Castiglione del Lago comunque, prescindere dall'aspetto sportivo, diciamo, è anche una bellissima cittadina. Ma poi è la mia città natale, quindi io ho la terza, dopo la Nestor c'è il Castiglione del Lago, perché sono da Castiglione del Lago. Allora ti lascio il testimone il prossimo anno. Ti vuoi fregare il posto, Simone? No, però ce l'ho. Prossimo anno ci sono nato a Castiglione del Lago, quindi ho i parenti. È normale, ce l'hai nel cuore. Sì, assolutamente sì. Bellissima cittadina. Allora direi di andare adesso da Marina per la terza raffica di Sette Calcio Mercato di questa puntata e poi ci vediamo di nuovo qui con i nostri ospiti per concludere un attimo la discussione. Era sempre in prima fila. Dopo la serie di conferme annunciate, cui si sono aggiunte in questi giorni quella di Polidori e Dardone, il duo Pannacci Cuppoloni, rispettivamente direttore generale e direttore sportivo, hanno messo a segno altri due colpacci, niente male, per arricchire ancora di più la rosa di mister Zoran Luzzi. Sulla corsia mancina infatti arriva l'ex Tiferno Gerardo Lavano, mentre in attacco il club caro all'avvocato Moroni ingaggia anche l'attaccante Nicolas Bura, classe 1995, ex Castiglione del Lago e Montevarchi. Sembra che stia prendendo quota l'arrivo di un altro tecnico alla guida del Foligno e questo nonostante il direttore generale del club, di concerto ovviamente con il presidente Luca Fiorucci, abbia chiaramente detto nel giorno della presentazione di Pino Murgia che lo stesso sarebbe stato il tecnico dei Falchetti anche nella stagione 2021-2022. Galeotta in tal senso è stata una dichiarazione dello stesso Murgia nel dopo partita al Palmieri di Bevagna contro l'Ostia Mare, ultima giornata di campionato. Testualmente al tecnico ha detto: la società mi ha coinvolto nel progetto di cui io sicuramente farò parte, poi vedremo in che ruolo, il mio obiettivo è ripartire dal Foligno Calcio. Quel vedremo in che ruolo ha suonato particolarmente strano, visto che la dirigenza bianco-azzurra si era già espressa in tal senso. E infatti sembra condizionale ed obbligo che i vertici del club Folignate abbiano in mente di affidare la squadra a Massimo Silva, una vita in panchina e un pedigree mica male, considerando che ha allenato tante stagioni in Serie C e in Serie D, ma sulla panchina dell'Ascoli ha collezionato anche 10 presenze in Serie A negli anni 2005-2006 ed il suo secondo era Marco Giampaolo e una quarantina in Serie B. Nelle ultime due stagioni era alla Vastese in Serie D, per Murgia invece si parla di un ruolo da direttore tecnico. Staremo a vedere. Mister Giampiero Protasi lascia il Rivo. Tecnico Folignate è costretto a prendere questa decisione per problemi personali e familiari, sostiene, come ci racconta. Purtroppo non potrei seguire la situazione come piace a me, segue Protasi. Mi dispiace davvero tanto perché avevamo creato un gran bel gruppo di ragazzi, però mi impresserebbe troppo non poterlo seguire come sono abituato a fare e come intendo vivere un gruppo di squadra. In Paul sembrerebbe esserci Matteo Possati, ex Athletic Bastia, seguito a strettissimo contatto da David Ciammarughi e Ramon Buffa. Colpo da 90 per il Pierantonio con il direttore sportivo Marco Marri, che piazza in difesa un elemento del calibro di Cristian Mogliano, ex Castiglione del Lago. È un Pierantonio quindi che non lesina energie ed investimenti per puntare da grande favorito all'eccellenza.
Ricordiamo infatti che oltre ad un gruppo di calciatori già particolarmente forte, pochi giorni fa il DS aveva annunciato altri due colpi da 90, il difensore Pilleri e l'attaccante Missaglia. Primi colpi ufficiali arrivano anche da Casa Ventinella, che nei giorni scorsi ha anche annunciato la permanenza in panchina di mister Luca Bisello Ragno. Due grandi colpi quelli messi a segno dal direttore sportivo Stefano Miccio, che insieme al direttore generale Fabrizio Timbri hanno portato a Soccorso di Magione prima un elemento del calibro di Glauco Scappini, classe 1990, fresco di divorzio della Nestor, e poi il centrale Riccardo Ceccarelli, classe 87, dall'Angelana. Silvano Fiorucci torna in panchina dopo l'anno scorso con incarichi dirigenziali al Tiferno 1919. Il tecnico della città di Castello risale in sella ad un gran progetto e lo fa in Toscana, accettando l'offerta della Baldaccio Bruni di Anghiari, che milita nell'Eccellenza Toscana. Un altro difensore top per il Pierantonio, il direttore sportivo Marco Marri ha annunciato infatti l'ingaggio del difensore centrale Giacomo Mogini, ex Ellera, che due stagioni fa aveva infatti deciso di scendere addirittura in prima categoria col capocavallo. Con questo acquisto, ha specificato il DS Pierantoniese, si chiude infatti il nostro mercato. Benissimo, grazie Marina per questa ennesima ed ultima faticata per quest'oggi. La regia ci dice che abbiamo 4-5 minuti, per cui affrontare un altro tema dilettantistico non è semplice. E allora, siccome siamo in pieni europei 2020, disputati un anno dopo per i motivi che sappiamo, io direi che sabato ci attende una partita che sulla carta è facile, ma come ben sappiamo la carta non sempre è così scontata. E poi dopo, se andiamo avanti, insomma, Belgio o Portogallo, Lukaku o Ronaldo, insomma, due clienti mica male. Come l'avete vista la nazionale? Che pensate che possa succedere sabato? Ma io, guarda, mi piace veramente tanto, perché, ma non solo tecnicamente, ma anche lo spirito, proprio facendo notare, visto sui siti, anche durante l'inno, come vengono coinvolti i calciatori rispetto alle altre nazionali, e lì è stato veramente bravo Mancini, oltre alle qualità tecniche che fa gioco propositivo, ha messo una squadra veramente molto 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 propositiva, ma c'è tanto attaccamento, ha fatto un grandissimo gruppo. Io non ho mai visto una partita dell'Europeo di qualificazione cambiare 8 undicesimi e praticamente chi è entrato andava a 3.000, o un giocatore come Verratti, che penso Verratti ormai a livello mondiale, a livello europeo, è uno dei top centrocampisti, ha detto io sono a disposizione, anche se vado in tribuna non è assolutamente un problema. Quindi la nazionale, sia per lo spirito, sia per come gioca, spero che faccia il cammino più lungo possibile. Sicuramente poi tra Belgio e Portogallo sarà una bella sfida, e lì sarà un test, perché molti dicono, magari qualche critico dice che la nazionale Mancini ha affrontato tutte squadre sulla carta deboli. Lì spero che possa smentire anche gli ultimi dei più scettici e passare anche o con Belgio o con Portogallo. Per carità, le squadre non erano top mondiali, però insomma quando però 30 arrivi, risultati utili, esatto, consecutivi, quando arrivi a 30 risultati utili, insomma, penso che sia evidentemente qualcosa. C'è un qualcosa, sì, in più rispetto al normale. Luciano? Sì, come ha detto il direttore, fa piacere, è bello vedere tanti giovani, tanta gioventù, tanto, ma credo che la cosa più bella che a me è piaciuta, al di là di tutti questi giovani, di questo spirito positivo, è quell'armonia che è stata creata con quei 5, 6, 7 elementi ex Sampdoria, perché Mancini, Vialli, Lombardo, Salzano. Ah, tu dici sullo staff. Cioè c'è un'armonia. La Sampdoria... Non a chi caso giocato, arrivò in finale di Champions League. Chi ha giocato nella Sampdoria aveva uno spirito diverso da tutte le altre squadre, perché c'era un'armonia completamente diversa. È stata a 30 anni di distanza, perché se non ricordo male è successo negli anni 90, adesso, se non ricordo male, non 90, ricordo, 91, però, qualcosa del genere, l'esploit della Sampdoria è stato lì. A 30 anni di distanza quei protagonisti in campo della Sampdoria sono tutti o quasi tutti nello staff nazionale. Credo che quella sia stata una scelta che ha dato un quid importante verso l'alto nella gestione, perché poi fondamentalmente i valori ci sono,
e dopo bisogna farli star bene, bisogna farli convivere, che è la cosa più difficile. Ma se c'è uno staff importante in quella maniera sotto il profilo umano, che credo che sia la cosa più importante, oltre che tecnico, secondo me sta facendo la differenza anche quello. Anche questo. Simone, a chiudere? Sì, no, io dico andiamo step by step, cerchiamo di fare un'altra grande partita e vincere con l'Austria, poi penseremo se ce ne sarà e a ce ne ci capiterà eventualmente bisogno. Dopo. Sì, io sono sempre per pensare e focalizzarmi solo su una gara. Adesso sembra retorica, ma la vera finale è con l'Austria. Poi, insomma, gli scettici, io dico che la Germania ha rischiato di non qualificarsi ieri con l'Ungheria, la Francia ha pareggiato lei stessa con l'Ungheria, l'Inghilterra ha fatto 0-0 con la Scozia, la Spagna ha dovuto, insomma, fare una grande vittoria nell'ultima gara per passare il turno. Altrimenti era in difficoltà. A me non sembra che le altre brillino. Questa è una, secondo me è una nazionale che comunque andrà a finire, ma veramente lo dico, rasenta quasi la perfezione, sia per gli aspetti che ha elencato Luciano, sia che sono più di staff gestionali, di rapporti umani, di empatia, di chimica e di gruppo, sia quelli che ha evidenziato anche David, pure questi, ma anche proprio l'aspetto del... Sembra una squadra di club come gioca. Sì, è vero. Sembra una squadra di club. Dall'attaccamento, da quello che mettono e come giocano anche, sì. È vero. Diciamo che Mancini in nazionale, pur avendo tantissimi numeri tecnici, non ha mai fatto, no? Diciamo esperienze straordinarie, tranne rare occasioni. Invece magari da tecnico gli sta riuscendo quello che da calciatore forse gli era mancato un po', no? Sì, Mancini calciatore è stato un fenomeno, insomma, no? Però il nazionale ha sempre un po' sicuramente zoppicato. L'esperienza che ha fatto da allenatore in Italia e fuori gli ha dato, certo. Gli ha allenato tanto in Turchia, allenato è riuscito poi in Italia. A trasferirlo dentro il progetto della nazionale. Poi secondo me quando alleni un club spesso devi anche dimensionarti, sì, l'allenatore incide nel fare la squadra, ma anche ai calciatori che ti vengono messi a disposizione. Lui per la sua idea di calcio è stato fortunato a trovare gli elementi giusti, ma anche a sceglierli. Lui ha fatto scelte coraggiose. Per me la crescita di Locatelli, di Zaniolo, di questi Locatelli. Calciatori è dovuta allo stesso Raspadori che ha giocato 10 partite, è dovuta anche al suo coraggio. Spezzoni, no? Zaniolo non aveva ancora esordito in prima squadra. Bravo. E quindi le prime partite della nazionale ha portato gente che non giocava. Grifo. Cioè, gente lui ha dato un input al movimento calcistico italiano. Li ha fatti a livello di mentalità. L'ha spinti lui a farli giocare. Sì. Perché comunque dicevo, se vediamo in nazionale non gioca manco con la squadra. Ha portato le società a fare delle scelte diverse, perché lui ha convocato gente che non aveva mai giocato in prima squadra. Ma io dico anche nel gioco, nel coraggio. Guarda Sassuolo, Atalanta, Milan, le squadre italiane. Ma anche un'altra scelta, Bernardeschi chi l'avrebbe portato via? Nessuno. Giocato poco, tra virgolette. Però non è anche magari un Jolly, diciamo, che sulla fascia bene o male te può servire. Dentro il gruppo lui ha fatto una scelta precisa. Non ha portato via Politano, secondo me uno dei migliori esterni della Serie A, sia in gol che in assist, ha portato via Bernardeschi. Quindi ti fa capire quello che abbiamo detto prima, il lavoro di Mancini che veramente ad oggi, come dice Simone, è la perfezione, speriamo che ci diano ancora tante soddisfazioni. Sì, sì, sì. Che poi queste sono le scelte più difficili, perché se ricordiamo Mondiali 82, Berzot non ha portato Pruzzo capocannoniere, ha portato Paolo Rossi con tre partite. Ci hanno fatto vincere il Mondiale. Però, e alla fine è stata la scelta vincente. Però ci ha visto lungo, perché ha scelto l'uomo, non ha scelto il calciatore, certo. Ha scelto l'uomo. E se conoscete, tutti conosciamo la storia di Paolo Rossi, di come era come uomo, di come si comportava dentro lo spogliatoio, come gestiva le cose, vuol dire, qui serve l'uomo. Io parlo dei ragazzi e gli dico, a me prima che un calciatore serve un uomo, serve sempre un l'uomo. Discorso che ripeto anch'io tante volte, sembra retorica, ma siamo tutti degli uomini e poi nei momenti difficili, come in un'azienda, come nella vita, anche nel calcio, serve anche la persona prima, certo, quello è fondamentale, certo. Esatto. È troppo benissimo importante. Ragazzi, io vi ringrazio, starei qui a parlare un'altra oretta, ma c'è aspettiamo il prossimo invito, dai, il regista che sbuffa da paura. Grazie. Per cui la chiudiamo qui, la quinta puntata di Sette Calciomercato. Ricordo gli ospiti che sono intervenuti, alla mia estrema sinistra Davide Ricci, grazie dell'invito Stefano, grazie del Bastia, grazie a te di essere intervenuto. Luciano Moscatello, direttore sportivo della Pievese, grazie Luciano. Grazie a te Stefano e grazie a Sette Calcio. Grazie mille. E qui l'ex conduttore di Sette Calcio Mercato, prima edizione, Simone Angelini, ora DS del Castiglione del Lago. Grazie Stefano, in bocca al lupo per tutto.
Viva il lupo! Con voi ci vediamo la prossima settimana, sempre di giovedì. Avete assistito a una nuova puntata di Sette Calcio Mercato. L'appuntamento è per la prossima settimana con le ultime novità. Buona serata!